Ciao a tutti amici YouTube e benvenuti in questo nuovissimo video. Qui è sempre Toto92 che vi parla ed oggi grazie a VG Informatica andiamo ad analizzare un bel PC con una Titan X. Scopriamo insieme quale delle tante. Questa build non parte assolutamente da zero, in realtà questo PC con queste stesse componenti esisteva già, ma il proprietario ha voluto fare un importante upgrade con il case e soprattutto con l'impianto di raffreddamento. Tra le specifiche troviamo un processore i7-6850K con 6 core e 12 thread, 32 GB di RAM di G-Skill Trident Z, delle RAM che lo sapete benissimo io adoro, una scheda video Titan X Pascal, quella con il dissipatore reference di colore nero, che recentemente è stata sostituita dalla Titan XP, giusto perché ricordiamolo, dopo l'uscita della 1080 Ti che ha la stessa potenza di questa Titan X che andremo a liquidare, il mercato è stato un po' spiazzato e Nvidia non ha trovato nulla di meglio che far debuttare una nuova scheda video. Vedremo se avremo mai l'opportunità di poterla provare e testare. Il tutto è poi montato su una scheda madre di MSI, una piattaforma X99 Gaming Pro Carbon, davvero bellissima, in cui non mancano tutte le caratteristiche che una scheda madre di alta fascia deve avere, più la retroilluminazione RGB, che ormai è uno standard su quasi qualsiasi PC. Come alimentatore c'è invece un 1000 W. Ma andiamo a vedere assieme come è stato realizzato l'impianto di raffreddamento. Prima di tutto, per liquidare una scheda video è necessario smontare il dissipatore reference, operazione che, devo dire la verità, è stata piuttosto semplice. Infatti non sono necessari tool particolari o chissà che competenze tecniche. Quello che ci vuole veramente è molta pazienza. Infatti le viti che servono a smontare il backplate, che non ha nessuna funzione di dissipazione, almeno in questo caso, ma puramente estetica, e il dissipatore sono davvero tantissime e bene o male ci si impiega circa una ventina di minuti. E prima di smontare a tutti gli effetti il dissipatore bisogna fare davvero attenzione ad averle smontate tutte, altrimenti si rischia di spaccare qualcosa. Una volta fatto questo processo si può dunque staccare il dissipatore e resta la scheda video con tutti i circuiti e la GPU in bella vista. Fatto questo saranno necessari altri due passaggi. Prima di tutto bisogna mettere la pasta termica sulla GPU. In questo caso la pasta termica che andremo a mettere sulla GPU sarà in quantità maggiore rispetto a quanto abbiamo visto per i processori. Altra cosa fondamentale è poi mettere i pad termici sulle VRAM e sui condensatori che ne hanno bisogno. Tutte queste informazioni vengono poi esplicitate in modo corretto sui manuali di istruzione dei water block che andremo ad installare, quindi sarà sufficiente avere la dovuta calma per effettuare tutti i passaggi senza sbagliare. Fatto questo, con abbastanza fermezza si va ad appoggiare letteralmente il water block e si vanno ad avvitare tutte le viti, sempre incluse nella confezione. L'ultimo passaggio è poi mettere il backplate e fissarlo con le apposite viti. In questo caso questo backplate di EK dovrebbe avere una lieve funzione di dissipazione termica, anche se in realtà da prove effettuate da siti specializzati le differenze sono di 1 o 2 gradi, quindi trascurabili. L'impianto di raffreddamento montato su questo PC prevede poi due radiatori, uno da 360 mm montato nella parte anteriore e uno da 240 mm montato nella parte superiore, con un impianto a tubi rigidi. La piegatura dei tubi rigidi è anche in questo caso una procedura su cui si devono avere determinate conoscenze. Bisogna ovviamente provare, quindi fare tantissimi errori, però una volta imparata la tecnica, poi effettuare la vera e propria piegatura non è poi una cosa così drammatica. Bisogna avere solamente la pazienza e prendere le dovute misure, altrimenti si avrà una piegatura storta che, diciamocelo, non è proprio bella da vedere. Anche questa è una procedura che occupa svariate ore prima di essere terminata, semplicemente perché ci vuole tanta pazienza, l'errore è sempre dietro l'angolo, ma una volta terminata il risultato è davvero fenomenale. Una volta poi montata la tanica e la pompa all'interno del nostro case e collegati tutti i tubi con i dovuti raccordi, siamo pronti poi a riempire l'impianto a liquido. Quando si riempie un impianto a liquido di questo tipo è necessario apporre le dovute attenzioni. Prima di tutto mettere della carta assorbente in tutti quei luoghi in cui potrebbero esserci delle perdite. Secondo, staccare l'alimentazione da tutte le componenti più importanti e usare il cosiddetto jumper, che generalmente trovate all'interno della vostra scheda madre e che va collegato al cavo da 24
pin per ingannare l'alimentatore in modo che possa alimentare solamente la pompa e non il resto delle componenti, utilizzando inoltre dell'acqua distillato. Anche se dovesse cadere qualche piccola goccia, riusciremo comunque a non danneggiare le componenti, in quanto non c'è alcun passaggio di energia elettrica quando per la prima volta faremo fluire il liquido all'interno del nostro impianto. Una volta riempito in modo corretto, quindi con la tanica quasi piena, è necessario poi farlo rodare leggermente. Questo per verificare che tutto l'impianto sia stato fatto a regola d'arte e che quindi non ci sia nessuna perdita. Una volta poi rodato l'impianto per qualche ora, saremo pronti ad effettuare tutte le dovute connessioni di alimentazione e potremo goderci finalmente il nostro PC. In questo caso con delle temperature davvero molto basse. Questo quindi significa che potremo overclockare le nostre componenti in maniera più intensa, rimanendo con delle temperature più che accettabili. Il PC è poi stato completato con l'inclusione delle ventole AR RGB di NZXT e con la centralina NZXT UE Plus, che comprende anche delle strisce LED. L'effetto, come potete vedere dalle immagini, è davvero fenomenale. Questo PC è strapotente e sicuramente non serve solamente per giocare, anche se permette di giocare in tutta tranquillità in 4K a 60 fps. È davvero una bestia, e tutte queste componenti dentro al Master Case 5T unite al vetro temperato di questo case lo rendono davvero un prodotto unico, un PC che potrà sicuramente soddisfare il suo proprietario nel migliore dei modi. Io ringrazio ancora VG Informatica per avermi permesso di realizzare questo video. Trovate tutti i link del negozio qui sotto in descrizione. Se volete, lasciate un bel mi piace alla loro pagina Facebook, lasciate un bel mi piace a questo video se vi fosse piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto e fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo PC. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!